Cari amici, scopriamo insieme 8 prodotti molto molto belli, alcuni quasi indispensabili per chi vuole sempre un tocco di nostalgia anche nel setup del PC. E niente, dobbiamo iniziare immediatamente, quindi godiamoci la sigla. Iniziamo subito da questa tazza di Sonic, attualmente poco meno di 10 euro su Amazon e totalmente in ceramica. Eccola qui, ha due stampe e ovviamente ottima idea regalo per gli amanti del genere. Andiamo avanti con questo bicchiere in vetro di Goldrake, guardate qui quanto è bello. In realtà è anche lavorato molto bene, molto più premium rispetto al precedente, ed è sempre della B-Style. Anche questo potete trovarlo più o meno a una fascia di prezzo che va dai 10 ai 12 euro. Poi vi lascio un po' tutti i link in descrizione. Gadget numero 3. Puzzle bellissimo. Fa parte della serie Cult Movies e sono dei puzzle che hanno la particolarità di avere questa scatola a forma di VHS. È davvero molto carina e costa solo 10 euro. Quindi queste sono ottime, ottime idee regalo low cost. Apriamola un attimo, così ci rendiamo conto di com'è all'interno. Guardate che bella. Molto, molto bella. Molto più grande di una VHS. Vi prendo un riferimento. Eccolo qui. Dimensione del puzzle abbastanza grande, 49x36. C'è anche dei Goonies e tanti altri film cult, poi vi lascio sempre tutto in descrizione. Questa è una chicca che, devo dire, regalerei volentieri. Andiamo avanti, andiamo avanti. Altra idea regalo economica. Qui siamo intorno ai 15 euro ed è la tazza di Eevee dei Pokémon, della B-Style. Eccola qui. Non dimenticate di recuperare le puntate precedenti che contengono tante altre chicche sempre della B-Style. E questa è da 500 ml, quindi bella grossa, bella grande. Come sempre si consiglia di non lavarla in lavastoviglie, che potrebbe rovinarsi. Ecco, nuovo prodotto. Portafogli di Dragon Ball lavoratissimo, eccolo qui. E all'interno c'è anche una sfera del drago che va a chiudere il portamonete. Drago Shenron, molto, forse un po' grande per i miei gusti, però la cosa è soggettiva. Andiamo avanti. Questo gadget, così come l'altro che vedremo dopo, mi incuriosiva tantissimo perché a meno di 10 euro ci portiamo a casa una trappola per i fantasmi con tanto di luci e suoni. La vediamo insieme, cerchiamo di aprirla. Che spettacolo. Questa è molto bella. Qui c'è uno speaker. Spettacolo, proprio bella. Vediamo un po' come funziona. Che bella! A questo punto mi aspetto tanto anche da questo. Ma 10 euro fai contento un bambino degli anni 90, ma anche degli anni 80. Che anche il packaging non è malissimo. Cioè, per 10 euro sono regali che fanno un figurone. Che fanno un figurone. Ve la mostro come sempre prima nei dettagli. Togliamo la linguetta. Spettacolo. Okay.
Passiamo all'ultimo gadget di oggi. Allora, una tastiera meccanica. Per tutti i nostalgici come me, avere una tastiera meccanica, magari anche wireless, è molto molto comodo. Innanzitutto perché ovviamente non hai figli, ma soprattutto la particolarità è avere una tastiera molto anni 90. Tastiere meccaniche sono state proprio, cioè quel feel sul tasto che e vediamo se questo un po' è a livello delle altre che ho visto, molto più costose. Bisogna scendere un po' a compromessi, quindi non mi aspetto, vabbè, il layout italiano è difficile trovarlo su queste tastiere, forse solo su una Logitech. E soprattutto l'altro compromesso, ahimè, è il fatto che l'alimentazione sia a batterie, quindi non ha una sua batteria ricaricabile, ma va con due mini stilo. Sarà all'altezza? Vediamolo un po'. Beh, all'interno esce il layector per i tasti, eccolo qui, e la tastiera. A primo impatto non è malvagia, sai che non è brutta. Mamma mia, bello questo feeling sui tasti. Esteticamente è molto molto bella. Eccola qui. Ovviamente layout non italiano, quindi scordatevi le lettere accentate e tutta una serie di cose. Una cosa fondamentale quando scrivo è che ovviamente non guardo, quindi fatta l'abitudine. Allora, probabilmente premendo questo tasto a lungo hai la possibilità di agganciarlo al ricevitore che esce in dotazione qui dietro. Alternativa, connessione Bluetooth, cioè doppio pairing, quindi può essere abbinata a due dispositivi diversi e ovviamente non funzionano contemporaneamente. Io ho scelto questa variante che è grigio scura con il tasto ESC arancione. Ce ne sono diverse, magari le inserisco tutte giù. La risposta e il feel dei tasti ci sta, mi piace. Cosa che non mi piace è il tasto invio. Il tasto invio così, quasi anonimo, a confondersi con gli altri, mi guasta. L'avrei voluto molto più alto. Non riesco a beccare il tasto invio. Magari mi devo abituare, ma... non lo so, però tralasciando questa caratteristica che forse è molto soggettiva, è una tastiera assemblata molto bene. Si possono sostituire i tasti, c'è la variante con il backspace arancione, c'è la variante grigia, bianca e arancione, ce ne sono tantissime. Attualmente su Amazon costa meno di 50 euro, quindi un pensierino ce lo farei, anche perché le altre marche, Keychron e tantissime altre, quelle un po' più blasonate, costano più del doppio. Quindi se non avete molto budget e volete comunque una tastiera wireless, meccanica, con un design molto molto vintage come questo, potrebbe essere la scelta giusta. La tastiera era l'ultimo gadget di oggi, quindi non resta che salutarvi e ci rivediamo ad un prossimo video. Mi raccomando, seguite il canale, attivate le notifiche per non perdervi nulla e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di ciascun gadget. Io vi consiglio i due dei Ghostbusters più di ogni altra cosa.